adesso. Gioacchino, ciao, sei tornato. Tutto bene? Chi? Io? Sì, benissimo. Ah, e dimmi la verità, hai mangiato un po' di verdure come ti ho detto? Sì, qualcosa ho mangiato. Ti giuro. Guarda, ho scoperto che mi piacciono le melanzane. È già qualcosa. Un passo per la vittoria. Come dici, scusa? Chi? Io niente. Anzi, volevo dirti, ti va di aiutarmi con gli abbinamenti? In che senso? Gli abbinamenti per il menù della mensa. Esistono abbinamenti vincenti che ti danno quasi superpoteri, lo sapevi? Ah, tipo Spider-Man? Fiu fiu! Intendevo più superpoteri tipo energia e benessere, però... Ah, beh, certo, è chiaro. Allora, i gruppi alimentari li sai, no? Li abbiamo detti l'altra volta. I cereali, la verdura, la frutta... Gioacchino, la carne, il pesce, le uova, il latte, lo yogurt e i formaggi. Ecco, questi sono i gruppi alimentari. E senti, i dolci e le bevande gassate come te la cavi? No, perché su quello io sono preparatissimo, Tipo, sì. Mi piace un sacco il gelato con il biscotto e la Coca-Cola alla ciliegia, che non si trova dappertutto. E ti pareva se non eri preparato proprio sugli unici alimenti che andrebbero consumati con un po' più di sale e zucca, che poi passi il gelato, ogni tanto ci sta, però la cola alla ciliegia... La bevi tutti i giorni, mi vengono le carie solo a sentirlo. Ma non trattarmi così, ho mangiato anche le melanzane, te l'ho detto. Va bene, e sentiamo, con che cosa le hai mangiate queste melanzane? Sulla pizza? Ma la pizza va bene! La pizza va bene! La pizza va bene! La mettiamo ogni tanto nel menù della scuola perché è un piatto unico e ci sono i carboidrati alla base e poi ci sono le proteine del formaggio e le vitamine, le fibre e i sali minerali della verdura che ci metti sopra. Sì, poi magari anche ci mettiamo due patatine all'americana, un po' di salame piccante. Giochino. Allora, l'abbinamento è vincente se i componenti non raddoppiano, ok? Nel senso, le patate sono fonte di carboidrati come la base della pizza e il salamino piccante invece dà le proteine, è come la mozzarella, quindi... Ah, ho capito! È come quando becchi una card o una figurina doppia nella tua collezione. Se voglio il salamino piccante, devo togliere la mozzarella e così via, giusto? Sì, credo di... sì! In ogni caso, guarda che con la pizza è facile che ci siano i doppioni, quindi va bene, ma senza esagerare, magari una volta a settimana. Va bene, dai, andiamo avanti con questa storia degli abbinamenti, perché ho capito che è come abbinare oggetti e incantesimi nei miei giochi con le card. Ok, allora, quando voglio fare un abbinamento vincente nel menù giornaliero, mi basta ricordare questa semplice formuletta. Allora, primo più secondo più contorno a pranzo, primo più secondo più contorno a cena. E senza dimenticarci anche la colazione e gli eventuali spuntini. Diciamo subito, scusa, non ho capito, ma mangiare la stessa cosa a pranzo e a cena non è un doppione? No, perché non è mai la stessa cosa. Pensaci, i carboidrati sono tanti. Puoi scegliere pasta, pane, riso, orzo e anche per le proteine, pensaci, c'è la carne, il pesce, le uova, il formaggio. Facciamo un gioco. Sì. Facciamo un gioco. Allora, per esempio, io oggi a pranzo mangio... E la pasta? La pasta. E quindi stasera a cena mangerò... Il riso. Giusto, bravo! Oppure oggi a pranzo mangio... Le uova. Le uova. Sì. E quindi stasera a cena mangerò... Il pesce. Giusto, bravo! Ma vedi che hai capito? Che bello! E comunque, non dobbiamo però mai dimenticarci le fibre, i sali minerali e le vitamine della frutta e della verdura che mangiamo, che devono essere sempre diverse e, mi raccomando, di stagione. Ok, ammetto che mi hai fatto venire un po' fame. Temo che andrò a farmi una piadina salame e fontina. Ok, Gioacchino, aspetta un attimo. Allora, la piadina va benissimo, non è un problema, ma ricordati che i salumi vanno mangiati al massimo una volta a settimana. E poi comunque la fontina insieme al salame è un po' pesante. Magari mettiamo qualche verdura, no? Le melanzane? Ancora queste melanzane, ok, magari col salame ci sta meglio, non lo so, la rucola o ci stanno meglio i peperoni. E comunque questa sarebbe una delle 3 o 4 porzioni di verdura che dovresti mangiare ogni giorno. Quindi, stasera a cena... Prova anche tu a fare un abbinamento. Se ti dico pasta al sugo come primo piatto e zucchine come verdura, come completeresti il menù? Provaci! Fiu fiu!
vi siamo piaciuti e continuate a seguire le nostre avventure, mettete mi piace! Fiu fiu!